Non prego, perché sono un poeta della scrittura che tace a volte le doglie di un parto dentro di me. Sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida, sono il poeta che canta e non trova parole, sono una pagliarda, sono un batte suono, sono la mia nanna che fa piangere i figli, sono la mia gloria che si lascia cadere. Il mantello di mantello di una lunga preghiera e la salvo col doglio che non vede la luce. Le belle poesie si scrivono sopra le pietre, coi ginocchi piegati, e le menti aguzzate dal mistero. Le più belle poesie si scrivono davanti a un altare vuoto, accerchiati da argenti della divina fonte. Così, pazzo criminale qual sei, i versi della risposta e le epitiche profezie, e sei fratello a Giova. Ma nella terra promessa, dove germi il pomidoro e l'albero della conoscenza, tu non è mai disceso, né ti ha mai maledetto. Ma tu sì, maledici ora per ora il tuo canto, perché sei sceso nel limbo, dove aspiri l'assenzio, sopra la resa di grava. La voce di Luigi Camilli, i commenti musicali di Livio Bernardini e di Egitto, Silvino Moretti ci accompagneranno in questa cerimonia di premiazione. Prima però di entrare ancora più nel vivo, do la parola a chi ci ospita, Cinzia Luisini, Presidente dell'Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della nostra città. Non è facile intervenire dopo le parole di questa poesia, dopo gli stati d'animo che ci genera ascoltare, però parto appunto da un mio stato d'animo, che è quello di essere contenta di essere qui, in questa quarta edizione di questo premio. Ho perso la prima, nel senso che non ero ancora presente in amministrazione e ho potuto seguire appunto queste tre edizioni. Ed è appunto, come dire, una dolce gioia quella che fa scoprire ogni anno, fa rinnovare ogni anno il ritrovarsi insieme, rinnovare e vivere tutti insieme il fatto che il ricordo di Andrea, di Verica Nostra, ci permette di far fiorire tanti fiori che sono sempre qui, che sono nella sala che ci ospita, ma sono soprattutto appunto le poesie che ogni anno arrivano a questo premio. È la famiglia che ha voluto fortissimamente questo appuntamento e l'amministrazione, l'istituzione dei servizi culturali non poteva che, come dire, sostenere, aiutare quanto possibile in questa che è appunto un appuntamento che ci aiuta, che dà alla nostra città un'altra occasione
per vivere dei momenti appunto di poesia, di armonia, ma che soprattutto appunto ci fa ricordare come ognuno di noi è parte di una comunità, è parte di una comunità di persone che appunto può condividere, deve condividere non solo i momenti felici, ma anche quelli che possono essere solo momenti di dolore e di ricordo. Quindi diciamo è sempre una gioia che appunto si rinnova e che proprio per questo può permetterci di compiere delle riflessioni profonde e che ci rimanda a pensieri e occasioni che possiamo poi continuare durante tutto l'anno. Io appunto in primo luogo quindi voglio ringraziare ancora la famiglia per questo regalo, per questo patrimonio che concede di condividere con la città, per questo arricchimento spirituale, umano, che ci permette appunto di migliorare il nostro essere e il nostro vivere quotidiano. Ed è un impegno che questo giovane premio, appunto, come dicevamo, al quarto anno, e che quest'anno ancora ha visto la partecipazione quantitativa e qualitativa di buon livello, appunto possa ancora continuare e crescere e quindi seminare altri giovani. È un impegno che come amministrazione, come istituzione vogliamo e che abbiamo fatto crescere in questo ultimo anno, in particolare intorno al tema della poesia. Ricordo appunto gli appuntamenti che abbiamo messo nell'estate spezzina e il fatto che il Recipea abbia avuto un suo appuntamento nella nostra città e che continuerà anche in questo anno, nella prossima estate, ad avere occasione, un'ulteriore occasione di vivere la poesia, di condividere la poesia insieme agli altri. Lo faremo sempre più nelle piazze perché quello che comunica la poesia deve essere vissuto non solo da pochi, ma dal numero più grande possibile di persone. E quindi ecco le occasioni perché appunto la poesia possa essere non solo un fatto letterario, ma un fatto di civiltà, perché armonia e poesia possano essere nelle relazioni tra esseri umani, possano essere nella costituzione della nostra città, nel senso che possano essere ritrovati nella qualità della vita, no? È un impegno che come amministrazione vogliamo mettere, quindi un impegno duplice, un impegno per la convivenza, per la solidarietà, per l'amore tra le persone. Sono parole che mi rendo conto che le dico possono sembrare retoriche, ma io credo che debba esserci uno sforzo da parte di ognuno di noi di cominciare a usare, di ribellarsi ad una società dove più spesso l'arroganza, i modi brutali, un po' di violenza, più o meno fisica, più o meno palese, fanno parte della nostra quotidianità. C'è bisogno di riaffermare dei valori che sono dentro la coscienza di ognuno, ma che devono essere anche nelle parole e nelle relazioni. Per questo, ripeto, parlare di amore, di gioia, di armonia deve diventare sempre di più non solo parola ma anche modo di convivenza e modo di relazione. Mi scuso se mi sono persa in una riflessione forse non adatta alla giornata, ma insomma così è venuta fuori. Ringrazio davvero tutti i giurati che hanno fatto anche quest'anno il loro lavoro, ringrazio il gruppo musicale e ringrazio ancora la famiglia che ha voluto darci questo momento. Bene, chiedo qualche minuto così di attenzione e ci tuffiamo così nel vivo di questa cerimonia per la quale mi è stato dato l'incarico di porvi come me stesso e come voi alcune riflessioni ovviamente sulla poesia. Innanzitutto ringrazio anch'io il Presidente dell'Istituzione per i Servizi Culturali che ovviamente organizza
giornalismo che programma l'attività culturale della nostra città, molto presente così nel comparto della poesia, come ha affermato prima di me la dottoressa Luisina. E con piacere anche poter presentarvi parte della giuria, che è composta dal sottoscritto, da Ester Avanzi, dall'avvocato Virgilio Scardini, è assente il giovane Jonathan Marsella, così pure il professor Roberto Centi, al quale inviamo veramente un grande in bocca al lupo perché i problemi che sta affrontando si possono superare velocemente e bene. Una brevissima annotazione tecnica per sottolineare, come sempre, il giudizio, dico come sempre perché è una conclusione, il giudizio che poi viene espresso da un giudizio unanime, frutto di intense discussioni che ha portato poi all'assegnazione dei vari premi sia per la sezione adulti che in quella legata ai ragazzi. Bene, canta il sogno del mondo è l'esortazione da 4 anni assunta come messaggio di questo concorso che rappresenta, l'ha detto prima di me Cinzia Luisini, praticamente un esplicito così atto di amore di una mamma, Maria Conversa, che con i suoi familiari ricorda Andrea il cui sogno, troppo presto, è diventato così irrealizzabile. Però non è una annotazione così meramente retorica, di circostanza, dire che oggi Andrea è nuovamente con noi. E peraltro molti versi di poesie presentate al concorso sembrano francamente ripercorrerne la vita, una vita così fragile che non mi ha consentito appunto di realizzare sogni bellissimi. Ad esempio nella poesia Il sogno, leggo, ho sognato di correre alla ricerca del senso, da offrire ai giorni vissuti e all'incerto presente. In altre intitolate Il sogno del domani, leggo, io non rimango che attonito, aggrovigliato a questa preghiera che tutto innalza a metà cielo. Infine, in rimane nella tua poesia, scrive il poeta, il mondo dei miei sogni è rimasto. Nei giorni di una lontana stagione, quando la primavera fiorita alzava il suo canto alla vita. Ebbene, ci sono anche altri versi, sempre malinconici e addoloranti, sulla stessa così lunghezza d'onda di quelli da me proposti, che credo proprio si confanno all'esistenza troppo breve di Andrea. Abbiamo aperto questa cerimonia con Alda Merini. Ebbene, abbiamo deciso, mi è stato chiesto di porre così al centro della mia introduzione il profilo di questa poetessa, anch'essa, se vogliamo, interprete di un sogno scandito poeticamente da luci e da onde. E poi appuntare che vengono alcuni pensieri. Ed è probabile anche che non aggiunga nulla di nuovo, tanto è stato scritto sulla poetessa milanese, soprattutto nei giorni successivi alla sua scomparsa. Quando muore un poeta, la poesia avverte la perdita di una voce che non potrà più donare nuovi versi, ma essa comunque continuerà ad essere una voce viva, con quelli lasciati alla nostra sensibilità come eredità morale e culturale. Ebbene, ritornando appunto al titolo del nostro concorso, anche in questa edizione, peraltro caratterizzata da una significativa accoglienza da parte di adulti e di giovani, tutti i nomi dei candidati così al successo sono stati meticolosamente riportati in questo volumetto che potrete ritirare, seppure faccio una considerazione, dai giovani ci si attendevano adesioni più ampie. Ebbene, anche al pomeriggio aveva sognato di scoprire un mondo diverso, un mondo ben diverso da quello che per non pochi anni ha conosciuto e sopportato sulla sua pelle senza nulla potere. Ferite che ha portato nel corpo e nell'anima. E nella poesia nel mio passato quasi si confessa, affermando che devo liberarmi del tempo e vivere il presente, già che non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. La traccia lasciata dal manicomio è quello della vita che travolge, nella sua provvisorietà e apparente casualità, così Bianca Caravelli rivela inoltre
come quel lungo tempo trascorso nella reclusione sia stato per la Nelly un tempo di sospensione della vita che spezza la metà la biografia della poetessa. Però è che, così, palesemente così poco contraddittorio l'atteggiamento di Alda Merini verso questa struttura che diciamo va reclusa per molti anni, perché in una intervista del Corriere della Sera del marzo del 2003, bella intervista, a un certo punto le viene chiesto la chiusura dei manicomi è stato o non è stato un disastro, no? E lei risponde: il manicomio è un grande impatto con la morte, però dice, è una scuola di saggezza, ti insegna a morire. Io sono uscita quando ero guarita, ma quando stavo male sapevo che il manicomio, mi accoglieva sempre, altrimenti sarei morta. E poi guardi, le grandi violenze nascono anche in famiglia, non soltanto in manicomio. Ebbene, abbiamo ascoltato Luigi Camilli, che con la consueta bravura, poc'anzi dalle sonorità di Egidio Simeone e Lillo Bernardini, che sono così fedeli, amici del Brennero, ci ha proposto due sue poesie, dalle quali traspare un forte e struggente momento di liberazione, nella consapevolezza di soffrire la dolente immagine che il mio pallido vivere incerto. La poetessa milanese, scoperta giovanissima da Giacinto Spagnoletti, a cui la Nelly dedicherà con la poesia Luce, ha lasciato un solco profondo della sua vita nella sua appassionata opera poetica, annoverata, come loro sanno, fra le maggiori della letteratura italiana. Visionaria e dolce, anche scontrosa, audace, irriverente, dissacrante e trasgressiva, Alda Merini aveva un'anima pura, rimasta fanciulla, un po' regina e un po' mendicante, vestita di stracci e bella di bigiotteria, ha scritto Lucia della Spiga. Restava la Merini intimamente signora, figlia di una finezza interiore, aristocratica nell'onestà. Nelle sue vene la poesia è stata fedelmente presente fin dall'adolescente, tanto da avere i ginocchi piegati dallo scrivere poesie sulle pietre. E nei suoi versi Alda Merini ogni volta ha parlato di sé e di noi tutti, rendendoci partecipi della sua esistenza in cui i buoni sentimenti, nonostante la durezza della realtà, non sono davvero assenti. Il suo sguardo era rivolto al prossimo, quello escluso e meno fortunato. Diceva che bisogna cercare di fare ad ogni parola un giardino, dove fioriscano delle rose di attenzione per gli altri. Sempre in un'intervista dell'agosto dello scorso anno, quindi pochi mesi prima della sua scomparsa, dichiarava che la carità non può essere sentita come un obbligo e non deve essere umiliante. Bisogna donare senza aspettarsi nulla in cambio. La felicità è in ciò che basta per vivere. Come premesso, non sto scoprendo nulla di quanto ci ha scritto, nel rilevare la ricchezza di temi che affollano l'universo poetico di questa grande poetessa, che nelle interviste amava ricordare di essere nata il 21 di marzo, aurora della primavera. I suoi temi, dolore, angoscia, amicizia, amore, emozioni, sentimenti, vita e morte si ritrovano peraltro nella scrittura di numerosi poeti che senza alcun timore spalancano la loro anima, nella quale sono riposti delicati e sofferti pensieri che una volta svelati attivano silenziosi dialoghi tra il poeta e il lettore. La Merini inoltre ha più volte mostrato lo spessore della sua fede con opere di ispirazione religiosa, in cui torna la figura del Padre Divino anche incarnata nei grandi padri umani della letteratura e della vita. E non a caso ho formulato questa citazione, perché tra questi padri divini terreni che richiama la Merini c'è Davide Maria Turoldo, persona saggia e semplice che ammoniva in un sfuggito mondo. Ebbene, a Davide Maria Turoldo era stata dedicata la seconda edizione
del concorso canta Il sogno del mondo. Era una cristiana in senso positivo, folle, ha scritto di lei il frate Cappuccino Gianluigi Pasquale, che è stato vicino negli ultimi istanti della vita, poiché andava al di là dei confini e dei parametri normali e poi spargeva schegge, diceva, di carne dell'umanità del cristianesimo su credenti e non credenti. Qui riporto un pensiero di uno scrittore contemporaneo, Gerardo Finati, quando afferma che a volte parla più di Dio chi lo nega di chi lo afferma. Ebbene, ho indugiato su Aldamerini, presumendo, e ritengo ragione di avere anche il vostro consenso in quanto detto. Ho parlato della poetessa scomparsa, che come ogni poeta avvertiva un forte senso di appartenenza al suo territorio. Quante poesie dei poeti sono legate alla loro terra? Ogni volta che sono partita, scrive Aldamerini, ho sognato la mia città. E dice, è bellissimo tornare a Milano di notte. Si potrebbe lasciarla per sempre solo per andare in paradiso, ma forse desidererei anche da lì la mia casa. Ciò per affermare così le peculiarità della poesia, intima riflessione che attraverso la parola chiede verità non effimere, inaugura legami di necessità fra il nome di una cosa e la cosa stessa. Con la poesia si avanza un'interrogazione al mondo che il poeta pone partendo da quelle semplici ma indistruttibili domande che vanno poi a costituire i grandi temi della poesia di ogni tempo, così dice il poeta Giancarlo Contigia. La missione dell'arte, tra cui la poesia, è per il poeta Orazio docere et delectare, cioè insegnare e rallegrare, pagando lo spirito e i sensi, obiettivo che si realizza attraverso la straordinaria fioritura di parole che i poeti, seguendo proprio le regole formali e gratificati da quelli che Ungaretti chiamava momenti di grazia, dispongono l'una accanto all'altra. Le poesie, comprese quelle pervenute al nostro concorso, hanno tutte una loro genesi, che si sviluppa in processi di elaborazione di diversa durata, per conseguire quella armonizzazione estetica che, unitamente alla sintesi espressiva, denota esperienza e maturità. Noi riteniamo, e parlo anche a nome dei miei colleghi di giuria, di aver letto attentamente le poesie di questa quarta edizione del concorso, di averle anche così scrupolosamente valutate. E non di rado ci siamo sentiti spontaneamente coinvolti nel mondo di poeti giovani e meno giovani, talvolta un mondo malinconico, altre volte foriero di speranza, mondi nei quali realtà e fantasia si incrociano e che si giovano appunto della benefica luce della parola dei poeti. Grazie. Ebbene, tengo ancora un attimo io la parola per informare tutti loro che da questa quarta edizione di Canta il sogno del mondo, su precisa indicazione della promotrice del concorso, Maria Conversa, verrà assegnato un riconoscimento ad un poeta del nostro territorio. Abbiamo voluto intitolare questa sezione, che spero continuerà nel tempo, Poeti nel mondo. Oggi premieremo con una targa il poeta Ignazio Gaudiloso. Per strana coincidenza, classe 1931, come Aldamerini, già avvocato di professione, nella cui biografia sono molto ben precisate le tappe significative del suo impegno poetico, contrassegnato da lusinghieri attestati, compresa la dubiziosa letteratura critica, che riferisce accuratamente sulle diverse raccolte che si sono succedute dal 1983 ad oggi. La sua opera, pertanto, è presente in numerose antologie. A Ignazio Gaudiloso, il professor Francesco Di Mascoli, docente alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, ha dedicato di recente un ampio e documentato saggio in cui l'autorevole studioso sosta meticolosamente sui diversi momenti della creatività del nostro concittadino. Ignazio Gaudioso, Guerra Mediterranea e le scale delle risonanze è il titolo della pubblicazione di Graus Editore. Questa è la motivazione del premio. Ignazio Gaudiosi, protagonista di un intenso vissuto poetico, comprendente le silogi, respiri e semiluce, archi di parole, signora solitudine, consuntivi d'autunno, le umane parvenze, un anno di poesia, le scale e risonanze, spero di non averne omessa alcuna, ha costantemente rivelato le qualità della sua accurata ed asciutta scrittura, anche dall'eco crepuscolare, ponendo e ponendosi domande su vari temi, tra cui la ricorrente riflessione sull'uomo, sui valori, sulle aspirazioni e le sconfitte della vita. I meditati versi delle sue poesie, filtrati da schietti e sinceri sentimenti, compongono un percorso emozionale che si estende in un vibrante diario offerto alla sensibilità del lettore. La maturità, significativo connotato della ricerca del poeta, si unisce alla vertigine spinta morale, altro importante ingrediente della concezione che della poesia ha per Dio. Questo è quanto abbiamo scritto. Premo un forte applauso a nostro
sogno del mondo. Presente nell'attività del nostro territorio, quindi un grande piacere a nome
della giuria, della signora Maria, dell'assessore, assessore presidente dell'istituzione, i nostri complimenti. Grazie. Ora passiamo sempre, non ci sarebbe un altro piccolo intermezzo musicale, andiamo avanti con i corsi. Passiamo ancora, allora, il primo credo, prima eravamo nelle scuole medie inferiori, poi la scuola media superiore, è un ragazzo, Daniele Vincenzo Bruno, con la poesia Il sogno del mondo. Scegliendo aggettivi efficaci, ha saputo cogliere la magia della bellezza del creato, presentando in sequenza gli elementi essenziali della natura, colti e lasciati al lettore, intatti, grazie proprio alla pregnante raffigurazione di ogni parola. Esse costruiscono nel ritmo stesso l'ampio respiro lirico. E gli implacabili venti l'altra.
Sperando respirando il mondo, è la poesia di Pierluigi Lemmi. Il premio viene ritirato. C'è Pierluigi Lemmi? Sì. Sì, la ringraziamo. Versi vivi e coinvolgenti che portano il lettore in tante scene di sogno, il tutto dettato dall'amore per questo mondo. Scusa di istante, così a segnalata di Chiara Orlandini. Love's me.
sognato di correre contento fra il mio giardino. Nelle strade vuote il freddo faceva posto al grido di dolore del sonno. Sognato di correre alla ricerca di un senso da offrire ai giorni vissuti e all'incerto presente. Senza sforzo né paura, vento fra i capelli, respiro regolare, sorriso negli occhi. Ho sognato la ricerca di un che, nella coscia, nel corso dei giorni, sta lo spasmo del dolore, forse nato perché. Ho sognato di vivere come se nulla mi fosse accaduto. Le travi del soffitto, laggiù, i miei pensieri trasformati in fondamenta. Avrò 25 anni da ricordare, 5 lustri da ripetere a memoria, come le filastrocche di un bambino, il grande rosario, i chicchi di caffè distillati in una tazzina, i libri degli esami che non finiscono mai. Trasfigurato in
pietra d'attesa, come quei fantasmi di cemento abbandonati sul cuore stanco della terra. No, non dirmi, amore, della materia di conforto che in te ci racchiude in un guscio indissolubile di aria. La morte è qui, comunque, aggrappata a me senza pretese di vedermi riciclato un attimo da sotto, quantunque turbinoso, avventuroso. Chiedere la vita, passo, un passo dopo l'altro, in silenzio, attento a non distruggere il cielo. Bene, giochiamo in casa, smettiamo che non è vero che lei è un profeta di patria, e il primo premio è Sequo, che ha affiancato, devo dire, di una accanita Margherita Lotta. Non a caso abbiamo concluso assegnando un primo premio a Sequo, il poeta Paolo Bassani, con la poesia Rimani almeno tu. Allora, i versi si sciolgono in un lirismo accorato. La poesia è limpida e ha una bella musicalità. La realtà della sera che scende impietosa è pervasa dalla solitudine amara del nulla. Struggente la nostalgia per il tempo della giovinezza che racchiude il mondo dei sogni. Il poeta invoca la poesia, come allora innalza il tuo canto. Voleranno in alto ancora emozioni e parole. La poesia è compagna di vita, permette voi di guidarci dalla mente, della mente e del cuore, donandoci la speranza che la vita possa avere una forza nuova. Il tema del concorso è stato mirabilmente centrato. L'autore conferma con quest'opera la sua maturità di poeta. Rimani almeno tu, poesia, a cantare.
quel sogno lontano, come allora in alto leggera fai volare emozioni e parole, cambiare la tenerezza, trasfondi l'attesa dolcezza con la limpida voce del cuore. Vieni, squarcia le nubi e la nebbia che oscurano il cielo e la terra, placa l'incendio, il fumo e le fiamme che assediano uomini e case. Grida, io voglio arrivare nel cuore. Nel silenzio che s'apre l'attesa, come allora innalza il tuo canto, l'annuncio di una nuova stagione che ritorna speranza al futuro. Ci avviciniamo alla conclusione, ancora un ringraziamento a voi tutti da parte di noi, grazie ai musicisti Dio dei Bambini e Gesù Signore, grazie a Luigi Giannini. Noi abbiamo iniziato con i versi di Alda Merini, concludiamo con i versi di un amico di Alda Merini, uno straordinario poeta e cantante della terra ligure, Fabrizio Verde, e con lui ci salutiamo sperando di rivederci nel 2019. Dunque, non avete capito, in Italia amiamo la commissione tra parole e musica. Fabrizio De André è un classico esempio di commissione splendida tra parole e musica. Un grande poeta del Novecento, un grande cantautore, un grande musicista. Noi facciamo anche cose in dialetto, quindi siamo liguri, siamo della costa, e quindi regaliamo due cose tipicamente ligure. Intertendo i ruoli, una la canto io e la recito lui e una la facciamo di tre assieme, e sono due cose più fricche di Fabrizio. Una poco conosciuta, però, è la storia dei nostri emigranti che partivano da Genova e davano questa immagine. Fabrizio la guarda in prima e l'altra è un piatto di cuore che tutti conoscete, ma partiamo con da America. Va, solo te bambino c'è, solo il tuo fazzoletto chiaro, dammi va, dalla mia riva. Nella mia vita, o te fatto riso umano, si è fatto un riso umano. Fantina, con
Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, ha dedicato di recente un ampio e documentato saggio in cui l'autorevole studioso sosta meticolosamente sui diversi momenti della creatività del nostro concittadino. Ignazio Gaudioso, Guerra Mediterranea e le scale e risonanze è il titolo della pubblicazione di Graus Editore. Questa è la motivazione del premio. Ignazio Gaudioso, protagonista di un intenso vissuto poetico, comprendente le sillogi, respiri in semiluce, archi di parole, signora solitudine, consuntivi d'autunno, le umane parvenze, un anno di poesie, le scale e risonanze, spero di non averne omessa alcuna, ha costantemente rivelato le qualità della sua accurata ed asciutta scrittura, anche dall'eco crepuscolare, ponendo e ponendosi domande su vari temi, tra cui la ricorrente riflessione sull'uomo, sui valori, sulle aspirazioni e le sconfitte della vita. I meditati versi delle sue poesie, filtrati da schietti e sinceri sentimenti, compongono un percorso emozionale che si estende in un vibrante diario offerto alla sensibilità del lettore. La maturità, significativo connotato della ricerca del poeta, si unisce alla vertigine spinta morale, altro importante ingrediente della concezione che della poesia ha per Dios. Questo è quanto abbiamo scritto. Prego un forte applauso a noi. Adesso Luigi Camilli leggerà una poesia raccolta da quest'ultima, presa da quest'ultima raccolta, che si intitola Finché non la richiami con impeto di voce, finché non la sospiri col desiderio muto che dal corpo si raggira alle venature della mente. La filosofia incredibile al black degli innocenti vaniloqui. Più di te, altri si uniscano a formare la lettera impossibile, turgida e dolente di promesse, soltanto di promesse e di intuizioni, figlie dell'azzardo. Lacciuolo della gnostica parte di chi attende, più lontano fuggi e poi, se vuoi, anche di più. Da superfici prodigiose a quanta i riverberi e sembianze che ti giungono da sogni non sognati, ciò che rimane è densità di cellule di eterea consistenza e svenate senza voce, senza suono, canto senza nota, sospiro privo del suo fine, pianto gioioso dalle scaturigini lontane ad oggi, martirio d'un inseguimento senza fine.
consegnato loro una pergamena, ovviamente il documento è edito per l'occasione. Allora, scuola media Piaget, Alessandro Caprilli, con la poesia Un mondo da rispettare. La motivazione? La motivazione, versi lindi e scorrevoli. Il mondo è un dono da rispettare. Il giovane autore osserva ed esalta il meraviglioso equilibrio della natura. L'uomo avido però rischia di creare disarmonia. Perché abbiamo verificato preventivamente l'assenza o la presenza. Bene, andiamo avanti. Gaia Mignani, scuola media di Venice, presente, brava, con la poesia Magia. Magia. La composizione è una piccola perla di grazia e candore. Le scene presentate sono spirali aperti sul mondo incantato della provvidenza. Magia è una forza grande e potente che avvera i desideri. Martina Cerani, sempre della scuola media superiore. Che scuola sei? Scusa, non l'hanno indicato. Ah, Facinotti. Il linguaggio è limpido ed espressivo. Lodevole è l'invito a battersi per la pace. Primo premio a Serena Ariodante, scuola media di Antegrazia e San Pietro, con la poesia Coro. Però aspettiamo la fine della poesia. Allora, un senso di leggerezza pervade la composizione. I versi sono di intenso garbo poetico. La riflessione dell'autrice in questo colloquio con se stessa è condotta sullo sfondo dei ricordi. I versi, illuminati da slanci emotivi e lirici, sono stilisticamente apprezzabili. Andiamo avanti con i corsi.
Passiamo ancora allora. Il primo credo, prima eravamo nelle scuole medie inferiori, poi la scuola media superiore, è un ragazzo, Daniele Vincenzo Urmo, con la poesia Il sogno del mondo. Scegliendo aggettivi efficaci, ha saputo cogliere la magia della bellezza del creato, presentando in sequenza gli elementi essenziali della natura, colti e lasciati al lettore, intatti, grazie proprio alla brillante raffigurazione di ogni parola. Esse costruiscono nel ritmo stesso l'ampio respiro lirico. Comunque la città.
Sì, l'ho ringraziato. Versi vivi e coinvolgenti che portano il lettore in tante scene di sogno, il tutto dettato dall'amore per questo mondo. Scusa di istante, così è segnalata di Chiara Orlandini. Delicata voce di chi non ha voce, in una realtà carica di sofferenza e di dolore, in cui la poesia è preghiera. Parla Sumo con Kirin. Non è presente. Sono in Arpa di Rodolfo Vettorazzo. Vettorello, scusate. Presente? Bene, breve intermezzo musicale, poi passiamo alla presentazione di musica. Grazie. Di un senso da offrire ai giorni vissuti
sorte di correre, senza sforzo né paura, vento fra i capelli, respiro regolare, sorriso negli occhi. Ho sognato la ricerca di un che, nella gola, nel corso dei giorni, sarò spasso del dolore, forse niente perché. Ho sognato di vivere come se nulla mi fosse accaduto. Lassù c'è il mio cuore, impigliato dalle travi del soffitto. Laggiù i miei pensieri, trasformati in fondamenta. Avrò 25 anni da ricordare, 5 lustri da ripetere a memoria, come le filastrocche di un bambino grande e rosario, i titoli di caffè distillati in una tazzina, i libri degli esami che non finiscono mai. Senza pretese di vedermi riciclato in un attimo d'azoto, quantunque tu
ancora vivo nel chiedere la vita, passo un passo dopo l'altro, in silenzio, attento a non distruggere il cielo. Bene, giochiamo in casa, smettiamo che non è vero che lei è un profeta di patria e il primo premio è Serbo, che ha affiancato, devo dire, in una accanita perdita lotta. Non a caso abbiamo concluso assegnando un primo premio a Serbo, il poeta Paolo Bassani, con la poesia Rimani almeno tu. Allora, i versi si sciolgono in un lirismo accorato. La poesia è limpida e ha una bella musicalità. La realtà della sera che scende impietosa è pervasa dalla solitudine amara del nulla. Struggente la nostalgia per il tempo della giovinezza che racchiude il mondo dei sogni. Il poeta invoca la poesia, come allora innalza il tuo canto, voleranno in alto ancora emozioni e parole. La poesia è compagna di vita, permette voi di guidarci dalla mente, della mente e del cuore, donandoci la speranza che la vita possa avere una forza nuova. Il tema del concorso è stato mirabilmente centrato. L'autore conferma come quest'opera la sua maturità di poeta. Il mondo dei miei sogni è rimasto nei giorni di una lontana stagione, quando la primavera fiorita alzava il suo canto alla vita e simile all'alba fugava le ombre nella crescente luce del sole. Ma ora che scende impietosa la sera e l'autunno disperde i fuochi, ora che tutto s'arrende all'oblio, un grande vuoto s'apre nel cuore, solitudine amara del nulla. Rimani almeno tu, poesia, a cantare quel sogno lontano, come allora in alto leggera fai volare emozioni e parole, cambia la tenerezza, trasfondi l'attesa dolcezza con la limpida voce del cuore. Vieni, squarcia le nubi e la nebbia che oscura il cielo e la terra, placa l'incendio, il fumo e le fiamme che assediano ogni casa. Nel silenzio che s'apre la
innalza il tuo canto, l'annuncio di una nuova stagione che ritorna speranza al futuro. Ci avviciniamo alla conclusione. Ancora un ringraziamento a voi tutti da parte di noi. Grazie ai musicisti Dio dei Bambini e Gesù Signore. Grazie a lui. Noi abbiamo iniziato con i versi di Alda Merini. Concludiamo con i versi di un amico di Alda Merini, uno straordinario poeta e cantante della terra ligure, Fabrizio De André. E con lui ci salutiamo, sperando di rivederci e lui rinforzarci. Dunque, non avete capito, in Italia amiamo la commistione tra parole e musica. Fabrizio De André è un classico esempio di commistione splendida tra parole e musica. Un grande poeta del Novecento, un grande cantautore, un grande musicista. Noi facciamo anche cose in dialetto, quindi siamo liguri, siamo della costa, e quindi regaliamo due cose tipicamente ligure. Intertendo i ruoli, una la canto io e la recito lui, e una la facciamo tutti e tre assieme, e sono due cose, due chicche di Fabrizio. Una poco conosciuta, però, è la storia dei nostri emigranti che partivano da Genova e davano questa immagine. Fabrizio la guarda in viva, e l'altra è un piatto di cuore che voi tutti conoscete. Ma partiamo con Da America. Da America solo te mandi un cielo, solo tuo fazzoletto chiaro. Da thank you.
chemin du matin. Carlo c'è la pentera e l'altro ma tinta mia auspeggio del piano. Se o sabia as pedidas te mete o brugo revelante em canto que se da capa escuja coxina astria corta ele tá onde assima le sabina le sa cucina se sere trascura carne te hanno fatte nera contura. Sta punta de tutto mondo prima de batte salanto prego giù con due ago giù dritto punta de te da sorvegio fitto di apposizia. Luna regia del cielo veneggia con cielo per la testa la sera sente con cuore ma mi son del persa regia cos'altro fa cos'altro la luce. Carne te mi hanno fatto bene.
Thank you.
il mondo dei miei sogni è rimasto nei giorni di una lontana stagione, quando la primavera fiorita alzava il suo canto alla vita e simile all'alba fugava le ombre nella crescente luce della sveglia. Ma ora che scende impietosa la sera e l'autunno disperde i fiori, ora che tutto s'arrende all'oblio, un grande vuoto s'apre nel cuore, solitudine amara del nulla. Rimani almeno tu, poesia, a cantare quel sogno lontano, come allora in alto leggera fai volare emozione e parola, candela di tenerezza, trasfondi l'attesa dolcezza con la limpida voce del cuore. Vieni, squarcia le nubi e la nebbia che oscurano il cielo e la terra, placa l'incendio, il fumo, le fiamme che assediano uomini e case. Grida, io nel cuore. Nel silenzio che s'apre l'attesa, come allora innalza il tuo canto, l'annuncio di una nuova stagione, perdono in speranza al futuro. Ancora un ringraziamento a voi tutti da parte di noi, grazie ai musicisti Dio dei Bambini e Gesù Signore, grazie a tutti i bambini. Noi abbiamo iniziato con i versi di Alda Merini, concludiamo con i versi di un amico di Alda Merini, uno straordinario poeta e cantante della terra ligure, Fabrizio De André, e con lui ci salutiamo sperando di rivedere i due in ufficio. Dunque, come avete capito, non crea amiamo la commistione tra parole e musica. Fabrizio De André è un classico esempio di commistione splendida tra parole e musica. Un grande poeta del Novecento, un grande cantautore, un grande musicista. Noi facciamo anche cose in dialetto, quindi siamo liguri, siamo della costa, e quindi regaliamo due cose tipicamente ligure. L'intertengo i ruoli, una la canto io e la recito lui, e una la facciamo tutti e tre assieme, e sono due cose più ricche di Fabrizio. Una poco conosciuta però è la storia dei nostri emigranti che partivano da Genova e davano questa immagine. Fabrizio la guarda il vino, e l'altra è un piatto ligure che voi tutti conoscete, ma partiamo con D'America. D'America solo te mandi un cielo, solo il tuo fazzoletto chiaro. Thank you.
son qui a faccio, sono qui affacciato a sto baule da marinaio, a questo baule da marinaio, e son qui a mira, sono qui a guardare tra i camice de felice, tra i camice di velluto, un coperto e un mandolino, un cremato di legno duro, e un terra berretta nera, e una berretta nera, e foto da yeah.
pigiama il cane e lasciano tutto fumando tempeste. Toccano fanti a prima puntella, mangia, mangia, non sei chi le mangia. Thank you.